Bene. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, vedete che oggi vi accolgo con la roba vecia. Vi di... Ma intanto saluti a tutti, come sempre, mi aspetto di trovarvi in ottima salute, interessati al dialetto e pronti ad apprendere quelle poche nozioni che cerco di darvi anche un po' di insegnamenti. Vedete questa scritta roba vecia? Perché oggi vedrete che l'argomento è molto interessante. Vi dico subito che questo termine vecia e dico un dialetto e mi fa venire in mente quel, quel detto no? quel modo di dire e quindi adesso attenzione alla scritta che è in crisi coppa la veccia col flit e siccome parliamo di roba vecia, ecco il chi questo era quel del flit i, il senatore sempre con la veccia invece che dire copa il veccio col flit allora scrivo anche quella attenzione copa veccio col flit ecco vi dico subito che la prima scritta è facilissima no siccome faccio un po di didattica vedete copa la veccia col flit non ci sono <coughs> particolari difficoltà invece copa il veccio col flit vedete che siamo obbligati a togliere la E, perché c'è lo sconto fra la A e la E, quindi cade la E al suo posto va l'apostrofo. Però attenzione, siccome è una cantilena, coppa la veccia col flit, se la faccio coppa il veccio col flit, eh, l'apostrofo mi fa perdere una sillaba e quindi perde la cantilena. Allora cosa bisogna fare? Ve l'ho spiegato in una precedente puntata, si toglie l'apostrofo si rimette la E e quindi copa il veccio col flit, coppa la veccia col flit, ecco per l'importanza quindi dell'apostrofo che se messo si perde una sillaba, se non è messo appunto si, anzi si guadagna una sillaba se c'è l'apostrofo, la si perde se ovviamente si cancella la lettera e al suo posto va l'apostrofo, penso di non aver fatto confusione altrimenti ma voi sapete già tutto. Quindi vedete questo modo curioso per iniziare questa puntata. Vi dico subito che questa roba vecia, pensate un po', è il titolo di un libro. Di un libro che ho trovato, sapete che ogni tanto ho questa passione per i libri appunto didattici di una volta, fatti dagli stessi studenti, e mi è capitato in mano appunto roba vecia. E ho scoperto che è questo qui, vedete, intanto non so se vedete qui davanti a me, c'è la candola, il masnim, la prea del corno, la sveglia, la pesa, in italiano la stadera, la racola, la vecchia siringa, quella che legava la nuccia che era grossa come in dè, chi però si può avanti, vede addirittura la tecnologia che avanza, vedete chi ha i primi Adesso questi chiseri anche fuori norma, non si può neanche usarli perché è pericoloso, c'è sappa la scossa e tutto è metallo. Roba veccia, perché questo libro qua, pensate un po', è stato fatto nell'anno scolastico 1979-80 nella scuola media di Ponte Arche eh, e presenta un po' gli attrezzi agricoli, gli attrezzi legati ov ovviamente alle attività tradizionali della comunità di quel luogo. Ma scorrendolo qua e là... Sapete cosa ho scoperto? Che fra gli insegnanti che hanno collaborato, meglio coordinato il lavoro degli studenti, c'era il professor Romano Turini, eh, archese come me, che conosco, collega, studioso, storico. Non sto qua adesso a magnificare le sue attività, eh, quindi non potevo non invitarlo. E quindi è qui con me oggi. Eccolo qua, mi avvicino, cercando di non far mettere in difficoltà il cameraman. Ciao Romano, ciao, ciao ben ritrovato. Bene. Allora, cosa è successo Romano? Che la bellezza di 38 anni fa tu sei riuscito a mettere eh, a frutto queste a frutto. tue attività con gli studenti con questa roba vecchia che ripresento, ma sicuramente lo vedrete poi sul, sul tele. Allora, Romano, raccontami un po' come nasce stato Scusate questo po' del dialetto, no, parlate in dialetto o italiano? in italiano, no, in italiano Parliamo in italiano, va boh, vai romano. Bene, eh, dovete ricordare va bene, che, appunto, come diceva Sandro, questo lavoro viene fatto nella scuola media di Ponte Arche, Ponte Arche era un po' l'ombelico di una zona molto vasta che va da Fiave fino a San Lorenzo in Banale, quindi lì arrivavano ragazze di tanti paesi. È stata un'esperienza significativa per me, eh, perché eh, ero il quinto anno di esperienza, quindi ero ancora un, un giovane giovanotto. Difatti vedo qualche lacrimuccia, eh, perché certo, stai ritornando certo. indietro del tempo. Vai. Ecco, è stato un lavoro interdisciplinare. Ecco, questo vantaggio questo preso viene ribadito più volte, auspicato, però dopo è difficile da realizzare, trovare dei colleghi che credono nel tuo progetto e che collaborano effettivamente. I colleghi in quel caso furono due insegnanti di educazione tecnica. Allora l'educazione tecnica era fatta da due insegnanti eh, per le maschi e per le femmine, va bene? Pier Giorgio Caldera e Rosana Bellotti e poi l'insegnante di matematica e osservazioni scientifiche eh, Mariella Speranza che mi ha dato una mano fortissima e impegnativa sull'aspetto eh, delle culture, delle colture, va bene, degli attrezzi a livello di meccanismo, come funzionavano e così via. Bene, abbiamo trovato un appoggio in questo dal centro di orientamento professionale della provincia autonoma di Trento. Che prevedeva, per, questa è una classe seconda, che prevedeva per le classi seconde la conoscenza del territorio e anche degli usi e costumi. Quindi andare al passato per guardare verso il futuro. Va bene. E allora abbiamo detto probabilmente nelle cantine, nelle stalle, nei fienili dei vostri nonni, dei vostri papà, chissà quanti attrezzi ci sono. E allora si potrebbe dire li fotografiamo e facciamo, ipotizziamo un libretto. Naturalmente prima di partire con questo progetto abbiamo coinvolto i genitori, erano appena nati i consigli di classe no? e quindi la presenza dei genitori. dei genitori, il preside era, era ovviamente d'accordo e abbiamo fatto prima un'indagine conoscitiva per sapere se quello che ci proponevano di fare era poi fattibile e di fatti tutti hanno venuto a oh, mio nonno a questo, mio zio a quest'altro, allora va bene. E allora siamo partiti facendo lavorare i ragazzi, ossia ognuno di loro aveva il compito di individuare nel proprio paese, parliamo di Fiavè, di Lundo, di Poia, di Godenzo, di tutto il Bleggio, no? ecco, di tanti piccoli paesini, sapere che attrezzi c'erano in casa o nelle case dei parenti e segnarli in modo da fare una mappatura di tutti gli strumenti. Che erano disponibili per essere fotografati. Anche perché diciamo che 40 anni fa era più facile trovare questi attrezzi, questi strumenti. Certo. Perché poi piano piano probabilmente sono stati anche buttati via. C'era ecco. il momento in cui si cercava di buttar via tutto ciò che era vecchio, e quindi probabilmente 40 anni fa era più facile trovarli. Però certo. sono stati almeno messi su questo libro, insomma. No? E, quindi... e quindi siamo partiti con questa mappatura, ognuno poi ha, ha detto. A Godenzo c'è cioè mio zio che ha questo, che ha il carro apposta, che ha la bena, che ha eh, poi a Fiavesso abbiamo trovato la travaia che era quella grande struttura per ferrare i, i cavalli, buoi, cavalli, i cavalli e così via. E allora siamo partiti a fare le foto. Naturalmente, non ci potevamo muovere in orario scolastico eh, per fotografare questi oggetti e quindi tutto è stato fatto di pomeriggio e io ricordo anche di qualche domenica pomeriggio. No, perché siccome i dischi il professore non fa mai niente, no. allora sfatiamo questa diceria, no? Quindi neve su anche a lavorare. Certo, oltre certo. l'orario i ragazzi erano molto disponibili. Erano ragazzi abituati anche un po' al sacrificio. Io ricordo eh, quando arrivavano mattino, eh, qualcuno, al mattino, qualcuno ha il tempo delle noci o delle patate che erano stanche perché la, il pomeriggio e la sera prima. La l'aveva aiutato i suoi certo, a Monzer, certo, a portare il latte certo, fuori certo, per portarlo al eh, a caseificio e Dopo una cosa, una piccola curiosità che chi ha insegnato a Ponte Archi ricorda benissimo: siccome era un nuovo edificio e il preside, il primo preside, ci teneva che i pavimenti fossero lasciati non rovinati dalle scarpe, i ragazzi scendevano nello scantinato della scuola, si levavano le scarpe che avevano indossato, magari pestando sulla neve o sul fango, si mettevano delle pantofole o delle scarpe da ginnastica e con quelle po'. salivano in classe. Tutti ordinatamente, c'erano cinque corsi, quindi era una scuola eh, molto, molto consistente a livello di numero di alunni. Bene, quindi siamo partiti a fare queste foto. Dopo, eh, eh, abbiamo no, detto. C'è la tecnologia fotografica di oggi, no. chiaramente, quindi foto fatte dagli stessi studenti, stessi studenti e magari volte... sviluppate dagli studenti in zone d'ombra, quindi tante volte era difficile. Ci sono molti oggetti dentro il libro che sono posti sulla neve, quindi li portavamo fuori dalle stalle o, da, o dai solai, li motevamo sulla neve perché le foto sono state fatte nel periodo invernale e quindi il nero degli oggetti risaltava ancora meglio o appoggiati a un muro. E, e poi abbiamo fatto a sviluppare i rullini dal fotografo di Pontearche, Bosetti, maestro fotografo importantissimo. Come il nostro Fabio Galas, certo. allora, diciamolo, che è diventato maestro fotografo da qualche mese, lo diciamo, c'è qui un diploma che lo dimostra. Bene, e, e poi però le, 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 le immagini sono state sviluppate dai ragazzi Quindi a in scuola. In camera oscura, certo. con tutta la tecnologia di Il professore di applicazione anni. tecnica aveva questa passione, ha creato proprio la camera oscura con le vaschette, con gli acidi, con... e hanno fatto le foto, hanno sviluppato le foto loro. E quindi un lavoro anche che li ha messi alla prova dal punto di vista tecnico, dell'attenzione a quello che si quindi faceva. Quindi recupero delle attività e degli attrezzi. Scusa Romano, ma per i nostri amici telespettatori, dico, pensate un po', eh, qui ci, ci, si parla della casa, in particolare il focolare, la cucina, le altre stanze, le lampade, poi lavoro nei campi con gli attrezzi in generale, il fieno, gli animali, i mezzi di trasporto, le macchine. Poi i misteri della volta: il legno, il latte, la canapa e il moleta. Quindi c'è veramente un po' di tutto e di, di quell'ambiente lì di 40 anni fa, no? Certo, anche aspetti che forse nel Basso Sarca non erano così sviluppati. Eh. Sto parlando ad esempio del moleta. Erano le giudicarie certo. che davano in moletta. Dove vedevamo arrivare magari certo. con la sua bicicletta che ci chiedeva. Mi ricordo il ragazzino, ma era una figura certo. che veniva e da noi. E quindi c'erano conservate queste, che, queste bici con mola, no? che poi mm. Fra Silvio Immortale ha, mm. ha pizzolato. Naturalmente, i nostri amici vedranno adesso sul teleschermo qualche, sicuramente qualcuna di queste immagini. Invece, un aspetto particolare sul quale voglio richiamare l'attenzione dei nostri amici è che. Qua e là ogni tanto ci sono i versi, guarda un po' di chi, di Giacomo Floriani, certo. che era morto da dieci anni, perché parliamo del 78-79, Floriani muore nel 68, quindi era morto da dieci 11 anni e voi volete ricordarlo mettendo certo. i suoi versi qua e là all'interno del libro. Quindi è una cosa molto importante, fra l'altro per noi che continuiamo a citare Giacomo Floriani in queste trasmissioni di, sul dialetto. Certo, perché sembravano versi scritti apposta. Eh, ce ne sono alcuni all'inizio nella casa, nel focolare in cui ricorda la nonna, eh? Me no, certo. Me nonna oppure che cuoceva la fugazza. No? Ad esempio io sono rimasto meravigliato perché mi hanno spiegato come facevano a cuocere il pane. Il cuo si prendevano eh, eh, le braccia dal, dal, dal caminetto, dal focolare, si mettevano in un buco nel muro con quattro quadrelli mettevano il, le braccia sopra la padella con il pane ormai lievitato, chiudevano e lì pian pianino si cuoceva, si il, cuoceva pane. il pane. E quindi sono rimasto meravigliato di questo e anche eh, tutti gli strumenti, ad esempio, eh, per battere il grano. Sì, fra l'altro eh. i nomi sono tutti in dialetto, il quasi dialetto, tutti i certo. nomi, e eh, sicuramente magari ne ricorderemo qualcuno, no? Ecco, ad esempio mi ricordo che ricordavano che i covoni di frumento, che noi adesso i campi di frumento, i nostri ragazzi qua non li vedono, no. e, e venivano messi nell'aia e battuti con il ceclar. Il ceclar erano due bastoni collegati fra di loro da delle cinghie, uno esatto. lo teneva il contadino e l'altro per poter. Sì, perché chiariamo il frumento, perché da noi si sì, coltivavano altri frumento, certo. perché grazie al frumento si sì, faceva il pane, in, il casa, pane no? in casa. Io mi ricordo quando arrivava giù la trebbiatrice lì nel piazzale dell'ufficio postale, dove adesso c'è la posta qui ad Arco. Quando arrivava a fine luglio, arrivava la trebbiatrice, erano i contadini con i cari, mh, mettevano lì il frumento. Era e, un rito. Esatto, orribile. Noi ragazzini stavamo lì, mi ricordo, negli certo. interi pomeriggi al sole cocente a vedere la trebbiatrice che sbuffava. Questo era ancora prima e poi i chicchi di grano venivano fatti volare, c'era un cesto con uno svaso davanti, il vol proprio, ci si metteva in un portico dove tirava un po' di vento e si lanciava in aria con questo cesto la granaglia e sì. allora la, la, la buccia no? volava, volava via, via e il chicco cadeva. Il ecco, sost... E quindi i ragazzi hanno anche capito un po' tutte queste tecniche che sono state spiegate nei testi. Con l'aiuto dei professori che erano tutti di lì, ma anche del nonno, dello zio, eh, di gente che aveva vissuto certo. in prima persona queste esperienze Quindi, lavorative. Insomma. I ragazzini hanno fatto delle interviste per arrivare poi a concepire insieme col professore di, di italiano che ero io, i testi. E nei testi lì abbiamo fatto una cosa che doveva essere rendere più abi, agile l'impaginatura. Va bene. abbiamo fatto riferimento con delle cifre senza mettere la diascalia sotto l'immagine nel, nello scorrere del testo. Forse di rifarlo adesso lo faremo come si deve, chiaramente noi dovevamo giocare anche al risparmio, parliamo di, di libri stampati ancora quando si facevano i caratteri con il piombo e quindi mettere le diascalie costava qualcosa il di più. Con i caratteri con il piombo, certamente. E stampati arriva dalla tecnica. La tipografia Iris dei Fratelli Foradori vicino al Restel de Ferrer, quindi poi verso... si sono trasferiti a San Giorgio. E, e, col finanziamento del centro di orientamento professionale. professionale, perché hanno visto il loro lavoro, se ne sono innamorati anche loro, e l'hanno stampato. La cosa importante, a mio parere, anche educativa, che è avvenuta dopo, è stata questa, che poi i ragazzi si sono sguinzaliati nella valle, hanno venduto, eh, con l'approvazione, questo, questo libro, libretto. hanno raccolto dei fondi e questi fondi li hanno voluti destinare al villaggio SOS di Trento. Quindi noi in gita siamo andati a Goccia d'Oro, eh, dove ci sono queste casette con le mamme che curano questi bambini che hanno avuto per vicende familiari diverse un po' situazioni di abbandono o di poca cura. E abbiamo dato i nostri piccoli soldi, hanno, abbiamo capito questa organizzazione che è internazionale, e quindi è stata secondo me una finalità educativa importantissima. Quindi istruttiva da un certo punto di certo, vista, ed educativa: educativa a altro. dare a, a il proprio lavoro per il bene di qualcun altro, non per andare a mangiare tutti insieme il gelato. Certo. Magari dopo quello penso di averlo pagato io, però, però insomma, <coughs> intanto hanno fatto questo. La cosa interessante, il seguito di questa pubblicazione è questo. Io l'anno dopo sono venuto ad Arco, mm? e, eh, in assegnazione provvisoria si diceva, poi diventava definitiva, e avevo una classe un po' problematica, una terza, e loro allora ho pensato di farli lavorare sulla pubblicità. Quindi ho portato riviste su riviste, i ragazzi ritagliavano immagini, le catalogavano per messaggio, quindi quelle che riferite ai detersivi, alle cure familiari, quelle che giocavano sulle alliterazioni, no? e anche lì con l'appoggio della Cassa Rurale e della Federazione di Consorzi Cooperativi ci siamo costituiti in cooperativa, abbiamo pubblicato quel libro e abbiamo chiesto agli amici di Ponte Arche di ristampare Robaveccia e quindi... Siamo andati in giro anche lì nei negozi, ad Arco Riva, mi ricordo di pomeriggio. Il professore metteva in macchina i quattro più, più intraprendenti ecco, esatto. e giravano nei negozi a, o fermavano la gente per strada a vendere queste due pubblicazioni e anche lì poi il premio che abbiamo ricevuto perché abbiamo aderito al concorso Scoprire la Cooperazione, no? l'abbiamo destinato anche lì al Villaggio SOS e siamo andati anche lì a visitare. Sì, me mentre sì. questi ragazzini qua sono andati in viaggio di istruzione al museo di San Michele ah, L'Arranzo. Del quello costumi. che cito sempre. Che allora quello. era ancora ridotto. E quindi abbiamo adesso... trovato poi una gamma di attrezzi di strutture meravigliosa. Senti Romano, eh, a distanza di tanti anni tu sei andato in pensione da, 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 non da tantissimo, un'attività del genere. Si è fatta ancora nelle scuole questo cercare di recuperare. O è un qualche cosa del passato anche questo modo di Ma, fare eh, ricerca? In qualche scuola lo si fa. Io dico sempre che i progetti camminano con le gambe degli uomini e delle donne, eh? e quindi se un insegnante ci crede lo fa. Io ad esempio sono stato dirigente scolastico gli ultimi tre anni nella Valle dei Laghi e lì c'era una maestra, la maestra Rosetta possiamo nominarla, sì. la quale ha deciso un anno scolastico di allevare i bacchi da seta, per baco, ecco. a, a scuola, e quindi si è fatta dare dal muse, dal museo di scienze naturali allora il sì. seme bachi ha creato la situazione perché questi bacchi poi diventassero bruchi e mangiassero. Quindi l'ambiente ideale, temperature, temperature il gelso. il gesso. Ecco, io ricordo la loro crisi quando a novembre, va bene, eh, oppure era comunque mesi invernali, lassù le foglie del gesso sono cadute improvvisamente per il troppo freddo. Ma io avevo una risorsa davanti a casa mia, nel cortile bacco, della professoressa Mancabelli. Ma Costello Mancabelli, c'è un trovato. gelso bellissimo. E quindi ho detto: Rosita: se vedi uno alle sette e mezza di mattina che taglia i tuoi rami di gelso, non preoccuparti, sono io. Quindi hai salvato i bacchi e li portavo. Bene, e dopo hanno fatto i, i bachi da seta sulla bosca, le gallette, abbiamo, abbiamo chiamato i genitori, abbiamo fatto vedere. Addirittura poi con l'acqua calda hanno sfilato e la fe, fatto la matassina. Ecco, questa è una cosa fatta. Io sono andato in prigione nel 2010 i Toloti, eh, ah, roba i cascami, ecco. poi i figli. Quindi se belli. trovi l'insegnante che ci crede, lo fai anche adesso. Lo fai anche adesso, anche mi ricordo. a Uh, a Calavino anche lì hanno fatto i ragazzini una mostra di oggetti recuperati dai, dagli insegnanti e dai genitori, è durata qualche mese e mi hanno invitato all'inaugurazione, ha fatto un bel lavoro. Quindi io credo che è solo il discorso della passione, dell'innamorarsi di queste attività. E eh. si innamorano anche di studenti, di questo tipo. Certo, ci credono e partecipano. Hai più visto qualcuno di quegli ex studenti? non li ho più visti però non so se sono questi o una classe comunque vicina mi hanno scritto eh, perché si erano ritrovati per festeggiare i loro 50 anni per bacche, e allora io sapere. ho fatto un calcolo e quindi <ride> ecco e con questa classe che mi, volevano che io rintracciassi un vecchio filmato allora si lavorava col la, con super 8 mm? e quindi bisognava fare tutto giusto al primo colpo con le sennò... videocassette certo magari. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo anche lì di conoscenza del territorio su visualizzare le poesie, ossia abbiamo preso alcune poesie, proprio le, le poesie più celebri, no? E abbiamo cercato di dividerle in sequenze, immaginando eh, i luoghi e i personaggi, per dire abbiamo fatto il sabato del villaggio e quindi abbiamo creato la donzelletta che era <ride> che viene una... dalla campagna, che sul camp calare del, del sole. sole, siamo andati a Rango, che è bellissimo ah, sì, paese, sì, abbiamo sì. trovato la vecchietta, la bottega del falegname, e pure il, il bove, Tamo più bove, no? e lì abbiamo detto ma non possiamo, il bue adesso non lo, non lo troviamo più. E allora hanno fatto un'intuizione fantastica, Sti ragazzi, hanno chiesto a un papà che portasse il suo trattore. E abbiamo fatto il parallelo. Tra i versi di Carducci, che dice dalla, umida narice, dall dalla narice umida e nera, era il tubo di scappamento, gli occhi, i fanali. i fanali. E quindi abbiamo fatto un parallelo tra il bue moderno che è il trattore e i versi e di Carducci. Carducci. Allora, dato che parliamo di versi, allora vi, vi, vi leggo questi pochi versi di Floriani, che appunto sono qua, di, si, si scorrono qui all'interno del libro. El me sempre nella memoria quel caregon che l'era come in trono e dove quel de demenono dalla barba rotonda e spatuzzada, el me conteva sotto voce e a moti quella longa dei sette puteloti. Ecco questi nonni che raccontano le storie, le storie, no? che sono storie di insegnamento, che dovrebbero insegnare qualcosa: certo, la saggezza, la morale. Ecco, ma ecco, finiamo, io Romano dicevo sempre ai miei studenti, ricordatevi che la storia è maestra di vita, non mm. lo dico in latino perché c'è la famosa frase, frase anche lei, di... però guardando quello che avviene oggi, ma è veramente la storia maestra di vita, perché vedo che non la segna niente, perché vedo che continuiamo a ripetere gli stessi errori, purtroppo. Quindi noi avendi una frase che purtroppo alla fine, strucca, strucca, Forse un'ipotesi è che si conosca poco la storia. Ancora studia tutti: il studia tutti, il parche... Oppure eh, l'uomo è fatto così che ricade eh, ecco, negli bravo, errori compiuti. Ecco, ricade negli errori compiuti. Purtroppo la mia paura è che è appunto che sia questa eh, ricaduta, ciclicità. Eh, ciclicità della ricaduta. Bene, ma siamo ottimisti, cerchiamo certo. di vedere il bicchiere mezzo pieno, Mes Piem, non Mes, 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 mes piem. Vot, il bicer Mes Piem, Mes Vot. Mi pare che abbiamo abbastanza inquadrato certo, questa delineato. tua esperienza. Roba Veccia l'avete vista scritta lì, la rivedete adesso sicuramente sul teleschermo. Certo, Comunque io qua. ve lo rimetto, vedete che anche Romano ha la sua copia. A proposito Romano, cosa stai facendo? Perché lui non posso non adesso non dire qualcosa, è un, lo storico per eccellenza qua della Busa, che, stai che sta facendo De Belle. Allora, ho appena presentato il. Un, il terzo numero del Somolago, che è uscito con un po' di ritardo, del 2016, dedicato alle vecchie famiglie di Oltresarca. In pratica ho recuperato un lavoro fatto da Federico Caproni negli anni, nel 1950, quindi la costruzione Scusa, Federico Caproni salì al fratello il del certo, famoso Gianni, Gianni no, pioniere dell'aeronautica. Federico Caproni era la mensa economica di suo fratello, ma era anche un appassionato di storia Storico. locale. E allora eh, lui, ha, con l'aiuto di due ricercatrici, una era eh, eh, Rosalia Mattei e una Nella Marcabruni, la Rosalia ah, Mattei sì, è sì. la mamma di tutti i mai sì, no, Annella Nella Marcabruni? Certo, è la scomparsa da poco, Sì, esatto. E, eh, e quindi... ha ricostruito dati dai da libri parrocchiali soprattutto dei nati, e dei morti, di matrimoni, ricostruendo l'albero genealogico di molte famiglie, soprattutto di massone. Io ho aggiunto delle note introduttive, alcune immagini, per cui ci sono gli alberi genealogici dei De Angelini, che adesso non ci sono più, dei Saibanti, Saibanti. Eh, dei via Mattei, sa, via Bianca-Saibanti, via via Bianca, no? certo. No, e Mattei, questo... Marca Bruni, mi pare. Marco Bruni, poi Miorelli, e dopo ci sono i Tognotti, Tognolli, ecco. Questo è un lavoro che è uscito e mi pare che sia stato apprezzato. Sto lavorando adesso. Eh. Perché Cosa? non è che il vabbè, oh, finì adesso... <ride> no, vai, fermarsi. Eh, sarà un piccolo saggio del Somolago, finalmente il Somolago uscirà costituito da diversi saggi. Il saggio che curerò io è dedicato alle morette. Ecco, spieghente, alle morette che subì qualche duma e pensa... Alle biondine. A, alle biondine, mm. alle morette. Le, morette. Le morette sono delle bambine africane, siamo a metà dell'Ottocento, del 1800. Che venivano acquistate da un sacerdote eh, genovese don Nicolò Olivicone, comprate. comprate sul mercato quindi liberate dalla schiavitù, dalla schiavitù. portate in Europa e portate nei, nei, solitamente nei conventi, nei monasteri e affidate perché venissero educate, venissero battezzate e diventassero con tutti gli auspici possibili e immaginabili loro stesse magari suore e i ragazzi sacerdoti, per essere poi missionari nella loro terra d'origine. Ad Arco, nel monastero delle Servite, ne arrivano in, in pochi anni, quindi a partire dal 1855, se ricordo bene, ne arrivano 14. Ho capito. E, e tu fai una ricerca su questo argomento? Sì, ho trovato nella cronaca di arcipreti di Arco, citato questo fatto, citato il loro battesimo con, in pompa magna nella collegiata, la notizia triste, però, che poi si ricava è che in pochi anni su 14, 13 sono morte, Pro, soprattutto per gli strapazzi dovuti al loro stato di schiavitù, ma forse anche per malattie contro le quali non erano immuni oppure erano scarsamente difendibili, quindi alcune sono morte proprio di malattie eh, polmonari. Di una di esse, si chiama Fadal Karim. L'arciprete Dallarmi, che è quello che fa nascere in arco le istituzioni e, e benefiche, la provvidenza, eh, scrive un libro. Questa ragazza vive ad arco un anno e mezzo circa, ma era talmente in gamba, significativa, intelligente, che il prete si fa raccontare un po' la sua vita e poi commenta la vita che lei faceva in, in convento. E ne scrive un libro, edito da Mona Uni, che era sì, sì, lo stampatore eh, di Trento, di 70 pagine, io questo l'ho trovato al Virgilianum, eh, all'archivio Cesano, alla biblioteca deucesana eh, e quindi dedicherò un paragrafo anche a questa piccola storia. E ti sei dedicato, hai individuato un termine entro il mese? Ah, lì? entro... Eh, entro la eh, rassegna dei... Tu. No, 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 no. no. Prima, prima. prima, entro giugno noi usciremo con altri saggi interessanti. E, e quindi nascerà un, un, un numero del Somolago che va incontro a interessi ecco, diversi. Ecco, magari sarebbe interessante che quando ci sono questi saggi tu venissi a Telegarda a presentarli. Va bene, <ride> non no? prometto nulla perché sono va impegnato su più fronti. senti, allora, auguri per questo ah, tuo grazie. nuovo impegno. Naturalmente, grazie. Per essere stato qui con noi ad alliottare questa trasmissione oggi vedete cari amici niente, beh, la lavagna ma niente regole, niente accenti aperti, sì, accenti sì. chiusi, apostrofi, eh, go, ghi, gu, beh niente. Quindi proprio incontro con l'ospite graditissimo. Un bel libro, ripeto, Roba Vecia, Scuola Media Statale di Ponte Arche, anni eh, '79-80, pensate un po' nel secolo scorso. Quindi grazie Romano di nuovo, grazie a te ti aspetto per qualche per altra puntata e naturalmente ringrazio voi, spero che siate stati qui ad ascoltare tutti come sempre, grazie di nuovo, vi aspetto alla prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. Arrivederci.